Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di 1000 modi diversi di montare una batteria. Oggi qui con me ho una batteria normalissima, come potete vedere. Due tom, timpano, rullante e gran cassa. Però questo non è l'unico modo di montare la batteria. Ce ne sono tantissimi e vi dico un po' di pro e di contro di ogni tipo di montaggio. Come si dice? Come al solito iscrivetevi al canale, cliccate su tutto quello che c'è da cliccare sotto, sopra, di qua, di là, come già sapete. Iscrivetevi ai social e andate a leggere l'articolo sul sito Gastube. Il primo modo è quello normalissimo. Io adesso vi faccio vedere, ho la batteria montata nel modo normalissimo. Come si fa a togliere? Ah, qui. Non ho ancora imparato dopo 30 video che ho fatto. Allora, il primo modo è questo qua, proprio il modo normalissimo. Cioè, rullante Tom 2, timpano. So che ho la scritta remo al contrario. Non odiatemi, ma sono abituato a fare i video, come avete già visto, con un tom solo, quindi girandolo così la scritta viene giusta. In realtà di questo modo qua non c'è moltissimo da dire. L'unica cosa che vi posso dire è questa: se noi abbiamo i tom allineati in questo modo è una cosa, ma se noi spostiamo un pochettino il tom 2 è molto più semplice, perché i tom sono già un po' allineati, quindi soprattutto in velocità diventa molto più comodo passare dal tom fino al timpano. Quindi in generale questo qua è un modo abbastanza normale. Perché quasi tutti usano questo modo qua? Perché effettivamente comunque è comodo. Adesso andiamo a vedere gli altri metodi che stravolgono un po' le cose, però ci possono dare un bel po' di spunti. Metodo numero 2: ho lasciato la batteria uguale a prima, identica, ma ho solamente invertito i tom. È una cosa che molti batteristi fanno perché si cambia totalmente sonorità. Cioè, il fatto di fare un giro della batteria, io lo chiamo, quando passi rullante tom 1, tom 2 e timpano, qui viene stravolto completamente, perché si passa da un suono più grave del tom 2 a un suono più acuto del tom 1 a un suono ancora più grave del timpano. Quindi è proprio strano, perché comunque se io vado a suonare una cosa del genere e magari metto anche la cordiera, fare delle robe del genere con una batteria montata normale è impossibile. Quindi può essere uno spunto diverso per cercare di fare frasi diverse dal solito. In più, a chi consiglio questa cosa? Lo consiglio a chi suona con un tom solo. Cioè, ad esempio, io solitamente suono con il tom da 12 e il tom da 14, o il tom da 12 e il tom da 16. Però in pratica con questo modo qua che cosa succede? Succede che la batteria rimane uguale, però in più ho un giocattolino qui da 10 da usare, che magari posso anche tirare tanto, molto di più di così, e usarlo praticamente come timbales, ad esempio. È la prima cosa che mi è venuta in mente, non lo so. Quindi questa qua è la figata di questo tom al contrario: usare una batteria a tre pezzi, cioè rullante, tom, timpano, ma con un tamburo in più da usare. I contro, diciamo che se dobbiamo fare passaggi soliti sulla batteria dobbiamo fare questa cosa qua, è scomodo. No, però a me suonare con un tom solo piace, quindi io il tom lo lascio lì, così almeno il ride me lo posso spostare, me lo posso mettere un po' più vicino. E però sto tom dove cavolo lo metto? Ah, dadan! Tom da 12, timpano da 14, tom da 10. E dove l'ho presa questa cosa? Giorgio Mayer, che è un batterista pazzesco, cosa ha detto? Ma io no, io voglio suonare con il mio ride vicino, avere il ride vicino al rullante per poterci arrivare meglio. Quindi metto il tom dopo il timpano. E che problema c'è? Abbiamo una sonorità ancora diversa. In questo caso abbiamo una batteria normalissima e abbiamo un tom in più che usiamo solamente quando vogliamo e non ci rompe le scatole, perché non è in mezzo alla batteria. Lo possiamo usare come avessimo due timpani, oppure usare la batteria normalissima, quindi usare la nostra batteria rullante, tom, timpano, e però ogni tanto fare qualche colore con il tomino. Quindi provate anche così e fatemi sapere cosa ne pensate. A me
piace molto. In questo quarto e ultimo modo andiamo a prendere il tom 2 e lo facciamo diventare un timpano alla nostra sinistra. Il tom 1 c'è sempre, non si vede, ma è qui. Quindi cosa abbiamo? Rullante, tom 1, timpano, ma abbiamo anche un tom 2 da questa parte che in realtà ci fa da timpano anche lui. Il consiglio che vi do è di tirare un po' meno questo tom 2 per farlo diventare veramente un pochettino più un timpano. Oppure se avete un altro timpano potete anche usarlo in questo modo qua. Dave Wakel ad esempio ultimamente sta usando proprio un timpano da questo qua. Lui usa un sacco il timpano per fare delle ghost anziché sul rullante sul timpano. Oppure può essere utile per tante volte quando si hanno due timpani da questa parte. Comunque arrivare al secondo timpano è sempre un po' scomodo. Qui ce ne abbiamo tutte e due. No, ma mi sono dimenticato un pezzo. Luca, perché sei sempre così stupido? Raga, me ne sono dimenticato un pezzo. Scusate, tra l'altro ho anche la maglietta di Res. Vabbè. Comunque, ho già montato la batteria nel quinto modo. E praticamente che cosa ho fatto? Ho messo tom 1 e tom 2 un pochettino spostati alla mia sinistra. Ovviamente per i mancini alla destra. Cosa succede? Succede che ho il rullante davanti a me, come al solito. Un pochettino a sinistra ho il tom 1, un pochettino a destra ho il tom 2. Questo modo di montare la batteria ha un sacco di pro e di contro. I pro sono che comunque abbiamo il tom 1 e il tom 2 alla stessa distanza. Invece nel modo 1, cioè il modo normale, il tom 2 è sempre un pochettino lontano. E comunque anche il timpano, dato che qui comunque non avevo tom che rompevano le scatole, sono riuscito a avvicinarmelo e a metterlo un po' più vicino alla cassa. In più l'altro pro è il ride. Spostando un pochettino i tom sono riuscito a tirarmi un pochettino verso di me il ride, quasi come quando suono con un tom solo. E questi sono i pro. Infatti io anni fa per un periodo ho suonato in questo modo qua. A un certo punto mi sono accorto che c'erano troppi contro per quanto mi riguardava. Per prima cosa, anche se a voi non ve ne frega un emerito, problema microfonazione. Questo microfono qua del rullante è dura riuscire a metterlo, perché va a mettersi tra un tom e l'altro e dà fastidio. Non so se si vede, però in questo caso non sono riuscito a metterlo perché probabilmente i tom erano troppo bassi e quindi alla fine il cavo del microfono è addirittura un pochettino più alto dei tom. Quindi per risolvere questo problema dovrei alzare i tom, però per me alzare i tom significa scomodità. Lo so che mettere i microfoni, la microfonazione, la batteria non è compito vostro, però alla fine siete voi che dovete suonare la batteria. Quindi se il fonico non riesce a mettervi il microfono, poi siete voi che fate fatica a suonare. Altra cosa, a me un po' scomoda, ad altri no, soprattutto chi usa il doppio pedale sarà già abituato a avere il Charleston più a sinistra, perché ovviamente mettendo il tom più a sinistra il Charleston non lo posso lasciare dove ce l'avevo prima, ma devo spostarlo un pochettino. C'è chi per ovviare a questo problema alza il tom 2, quindi il tom 2 va praticamente sopra il Charleston, un po' tipo Dave Wakel. Se guardate la batteria di Dave Wakel aveva più o meno questa cosa qua, il tom 1 molto alto, ho detto il tom 2 prima. Vabbè, il tom 1. E infine anche il crash. Anche il crash ovviamente non possiamo lasciarlo qui dove ce l'avevamo prima, perché sarebbe perfettamente sopra il tom 1. Dobbiamo spostarlo, oppure volendo lo possiamo mettere qui tra il tom 1 e il tom 2. Per me è lontano. Il video ragazzi finisce qui, spero di essere stato utile. Se lo sono stato fatemelo sapere qui sotto nei commenti e cliccate anche mi piace se vi è piaciuto questo video. Ma soprattutto nei commenti fatemi sapere come montate voi la batteria. Se la montate normale, se la montate in uno dei modi che vi ho detto oggi, o se la montate ancora in un modo diverso. Ovviamente qui sotto trovate anche tutto il resto, cioè i miei social, Instagram e Facebook, il link al sito Castube. E poi basta, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!